amici di androidblog.it, ciao a tutti da Alessio. Sotto la nostra lente abbiamo un bellissimo Nexus 7, non per recensirlo, ma per andare a vedere la giocabilità su questo tablet, perché si sa chi comprerà il Nexus 7 lo comprerà anche, soprattutto, per giocarci, avendo un processore Tegra 3. E per sfruttarla meglio andremo oggi a vedere un gioco che è Max Payne e vedremo come gira. Tutti conoscerete sicuramente Max Payne nella versione PC o nella versione per PlayStation o Xbox, uscita però nel 2000-2001 circa. Il gioco riprende fedelmente appunto quello originale, con il menu a tendina nel lato sinistro e i collegamenti qua sopra a destra. Io ho già giocato per prova e andiamo a provarlo. Sono già avanti con i livelli, ma voi saprete che lo metterò poi nella descrizione dell'articolo qual è la trama di questo gioco. Posso dire che gira molto fluido. Stavo uccidendo quasi. Andiamo una vita. Si possa. Venne cogniti, una pietanza prelibata per Come al chi solito, appartiene. le descrizioni. In questa missione lui è quello che dobbiamo uccidere. In questo caso scapperà, come vedrete ora nel video. Dovremmo rincorrerlo. Prima però dobbiamo uccidere questi. Sulla scrivania di Gogniti c'era una lettera cartaceata. Quando abbiamo un obiettivo, spunterà questo punto esclamativo di qui. Cliccandolo. Passiamo avanti, andiamo a rincorrere il tizio che è scappato. Speak here, he says.
Vediamo se è andato da questa parte. Come vedete il gioco gira abbastanza bene. Vi faccio vedere un paio di menu. Abbiamo il tutorial, che ovviamente io ho già fatto, riprendi partita. Max Payne 3 pubblicizza il gioco nuovo che è in uscita. Possiamo creare una nuova partita, regolare i comandi tattili, quindi spostarli dove meglio ci viene, a me già viene comodo così per come sono impostati, caricare una partita, salvare la partita, andare sulle opzioni, abbiamo i comandi, la mira, poi abbiamo le opzioni del gioco per vedere l'arma migliore, suggerimenti, bullet time, i video, la lingua, l'audio e indietro i riconoscimenti, e poi per uscire. Mentre siamo, riprendiamo un attimo la partita. Mentre siamo in gioco possiamo salvare la partita cliccando su il tasto menu di Android, i tre puntini, e partita salvata. Allora, usciamo un attimo da qua, vediamo se troviamo fuggitivo. E mi sa che non è scappato da questa parte. Comunque, questo tasto, come avete visto, possiamo mettere rallentatore e visionare il tutto per poi prendere la mira e sparare. Va perfettamente. Quindi un gioco che vi consiglio sicuramente da provare se avete un Nexus 7, o comunque se avete un tablet Android verrà veramente bene a giocarci, perché i comandi sono veramente favolosi. Con questo è tutto, alla prossima video recensione, e seguiteci sempre sul blog e sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti!